inamovibile granitico. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica non ha concesso nessuno spazio di manovra alla missione Fanese questa mattina, capitanata dal sindaco Seri e composta dalla carnevalesca, per strappare un numero maggiore di quei 15.000 come capienza massima contemporanea sul percorso dei carri di carnevale. 15.000 erano e 15.000 sono rimasti. A nulla è valsa la proposta di spostare i 16 espositori in via Garibaldi. A nulla è valsa l'arringa accesa, a tratti anche veemente, del sindaco Seri, che prospettava scenari poco rassicuranti con migliaia e migliaia di persone lasciate fuori dai cancelli. Anzi, si è rischiato di fare peggio. Sì, perché a questo il comitato ha contrapposto maggior rigidità e richieste ancora più castranti. Per cui si è capito che c'era poco da fare. Sì. Nessuna deroga, quindi, sulla capienza massima è stata concessa al Carnevale di Fano. E le nuove circolari Gabrielli, che riguardano non solo Fano, che qualcuno, ho visto anche nei social, chiedeva ma questi aspetti si sono verificati solo a Fano. No, in tutta Italia. A Venezia 20.000 persone erano fuori, 11.000 ne sono entrate. E allora il circuito, dal punto di vista della Commissione, da dei parametri, e quelli non si discutono, non è, diventa, io ho provato onestamente a porre anche una serie di questioni, ma ho trovato una rigidità vera, però dopo delle volte basta una scintilla, basta una sciocchezza, che se succede qualcosa tutti, magari gli stessi che si pongono in un determinato modo, poi magari fanno polemiche perché sono entrate troppe persone. Considerando la lunghezza del circuito, l'area reale calpestabile, le dimensioni dei carri allegorici, secondo me poteva essere considerata una capienza maggiore, però non, le competenze non sono in questo caso del sindaco. Io più di questo, di porre con anche determinazione certe questioni non potevo fare. È la vittoria della paura? È la sconfitta della libertà? Forse, o forse no, o forse semplicemente è il mondo che è cambiato dopo l'11 settembre e le Torri Gemelle. E ciò che stiamo vivendo è ciò che sta vivendo tutto il mondo, e Fano non è fuori dal mondo. Prima lo capiamo e meno fatica facciamo a digerire questo stato di cose. A Venezia sono rimaste fuori oltre 20.000 persone, alcuni carnevali d'Italia non sono stati proprio fatti e manifestazioni storiche come Ivrea e il Palio di Siena riceveranno cure dimagranti dal punto di vista dei partecipanti impensabili prima. Ma così è, e questa è la direttiva Gabrielli che impone questo ora, e la mente degli organizzatori per quanto riguarda Fano è proiettata a che cosa accadrà domenica prossima, un'incognita assoluta. Ma la presidente Giammarioli ha ben chiaro ora chi dovrà fare e cosa, soprattutto con quelli che resteranno fuori dalle transenne. Certo, è ovvio che la preoccupazione c'è, l'abbiamo anche riferita ai nostri interlocutori questa mattina. E io mi occupo del dentro, fuori si occupano le forze dell'ordine e saranno loro a gestire la situazione se ci fosse del disagio, insomma.